Amici di Lux 74 Channel, bentornati su questo canale, bentornati per un nuovo video che finalmente dopo un po' di assenza mi dedico a fare. Questa sera vorrei proporre una cosina molto interessante, una cosina di nicchia. Avete per caso un Commodore 64 che vi dà qualche problemino di RAM, qualche problemino di uscita video, che magari non si vedono bene le immagini, oppure non suona bene, il SID non canta come dovrebbe e non sapete dove mettere le mani? Bene, oggi c'è la soluzione per capire almeno dov'è il problema e poterlo circoscrivere. Ovvero, stasera parleremo della Diagnostic Cartridge, un elemento importante che serve se avete bisogno di fare un'analisi completa, un test completo su un Commodore 64, che non vuol dire il test accendere, spengere e va. Questa ti dice proprio tutto, nella maniera più precisa, col minimo scarto di errore. Quindi vi auguro una buona visione e c'è una novità. Sigla! Allora, eccoci qua, vediamo il contenuto di questa magica busta proveniente direttamente dall'Inghilterra, perché una persona produce questo kit, non è un qualcosa di ufficiale Commodore, è qualcosa che è prodotto ultimamente e non è una cosa industriale, è qualcuno che si è divertito a creare questo kit utilizzando tutte le varie cose più originali possibili per poter fare una cosa molto, diciamo, dettagliata e carina. Vediamo il contenuto di questa busta, quindi una vera e propria unboxing. Qui dentro abbiamo un manualino, diciamo tutto in inglese ma molto semplice, di facile consultazione, dove viene spiegato tutti i possibili difetti, problemi che ci possono essere. Vedete? Test routine, tutte le varie funzionalità, lo schema di come sono fatti i connettori, perché ora andremo a vedere come sono fatti questi connettori e a cosa servono. Molto bellino che è stato utilizzato il logo Commodore, vedete? Qui viene riportato infatti tutte le istruzioni come connettere questi vari particolari che ora andremo a vedere. Allora, questa è la cartuccia, vedete, questa è la cartuccia, proprio nella classica la classica cartuccia Commodore, addirittura, vedete, sono state utilizzate delle cartucce vere e proprie, delle confezioni che contengono, vedete, una scheda, che è quella che poi andremo a inserire nella porta dietro. Vediamo questi vari altri connettori. Questa è è il connettore per la porta seriale. Questo è il connettore per il dataset, il connettore dei joystick, vedete? Eccolo qua, porta 1 e porta 2. E qui abbiamo il connettore del drive, questo, e il connettore per la tastiera, ebbene anche quello della tastiera, perché questo test, se vogliamo farlo bene, va fatto con ovviamente il computer aperto, quindi con la scheda completamente aperta, senza niente di collegato. Bene, andiamo subito a vedere come si installa il tutto su un Commodore 64. Dunque, veniamo all'azione vera e propria. Qui ho un povero biscottone che ha sicuramente visto giorni migliori e mi dà qualche problemino di RAM. Io l'ho un po', avevo questa scheda che mi è stata, che ho reperito, e che aveva dei problemi di RAM e volevo vedere di risolvere il problema, però ovviamente non avendo possibilità e non essendo un ingegnere elettronico o uno che ci capisce molto di queste cose, non posso nemmeno dilettarmi, non possiamo chiedere al nostro Commodore 64 che problema ha. Quindi il problema, vediamo un po' qual è in questo caso. Allora, accendiamolo. Il problema è che mi dà appena 1284 basic bytes free.
Sono un po' pochini, eh? Quindi come possiamo fare per capire dov'è il problema qua? Ecco che interviene la nostra diagnostic cartage e vediamo come applicarla. Dunque, la prima cosa da fare, io l'ho già staccata per praticità, è aprire il vostro Commodore 64. Io ho già staccato i connettori del LED e della tastiera, poi capirete il perché. Stacchiamo tutte le varie collegamenti, in questo caso ho solamente messo alimentazione e video, e andiamo a collegare il tutto. Allora, partiamo con questa, che è per la user port, e andiamo a collegarla, facendo attenzione ad andare bene in fondo. Ecco, e una infilata, vedete, scritto this side up, quindi è come si dice, a prova di scimmia, non vi potete sbagliare. Secondo collegamento, porta da joystick, top, quella in alto, e la colleghiamo. Ok, facciamo le cose per benino qua. Ecco, creiamoci un po' di spazio. Connettore del drive. Allora, vedete, questi connettori sono tutti senza collegamenti, senza, non ci sono cavi, eccetera, eccetera, perché non sono altro che messi in una posizione di corto, come far sì che al computer fosse collegato effettivamente le varie fossero collegate effettivamente le varie periferiche. Mamma mia, come sono dislessico stasera, è un po' la stanchezza. Allora, andiamo ad attaccare questo che è il cavetto che riguarda i joystick, vedete? Quindi senza sbagliarvi, control port 2, control port 1, e non per ultimo, non dimenticatevi di creare anche la connessione per la tastiera. E infatti abbiamo la nostra bella connessione da rispettare la posizione dei fori. Vediamo se riesco a mettere a fuoco, perché qui vedete c'è un dentino che manca e dovete metterla proprio in corrispondenza della connessione della tastiera. Ecco, a questo punto è andato tutto fuori fuoco, Non so se l'avete visto, questa è la connessione della tastiera. Ecco, e facciamo così, perfetto. A questo punto il setup, diciamo, la connessione principale è pronta, ci manca la nostra cartuccia che andremo ad inserire come una normale cartuccia fino in fondo, se no può creare errori. Ora, è importante che voi sappiate che per poter usare questa cartridge dobbiamo avere almeno la possibilità di visualizzare la schermata, perché altrimenti non è una dead test, questa non vi dice, non vi simula qualcosa per far ripartire il 64, eh? Questa funziona solamente con un 64 che comunque è azzoppato o accenna a funzionare per capire dove sta il problema o per fare una diagnosi completa. Va bene, dai, proviamo a collegare tutto e vediamo cosa ci dice la nostra cartuccia e come funziona. Va bene, metto un attimo in pausa perché voglio levare l'audio. Oh, eccoci pronti, ho collegato tutto, ho tolto l'audio perché poi capirete il motivo, perché questa cartuccia fa anche una prova di audio. Allora, accendiamo. Aspettate che forse non ho attaccato bene la cartuccia. Eccoci, scusatemi, non avevo attaccato bene fino in fondo la cartuccia. E da questo lato si inserisce male. E infatti poi può dare dei problemi. Comunque, abbiamo collegato tutto. Io faccio le cose qui in presa diretta, Non sono un espertone di YouTube. Colleghiamo e diamo corrente. Via. Vediamo un po' come sarà quella diagnostica. Cycle 00001. Vedete questo bad 19? Vuol dire che c'è un problema sulla RAM in posizione bad 19. Vedete come funziona? Lui fa tutte le prove di colore. Avete sentito il rumore, l'audio, prova del SID, e lui fa questi cicli a loop e finché non trova magari altri difetti. Vedete, sta funzionando e mi dice dov'è il problema. Nella
un 9, posizione un 9. Dov'è la posizione un 9? La posizione un 9 si trova in questo punto qua. Aspettate che metto a favore, metto a fuoco, eccola qua, vedete? Un 9, io ho già contrassegnato le RAM perché avevo già fatto il test. Qui abbiamo una un 9 e la U10, perché è segnata anche la U10, ora capirete il motivo. Va bene, allora andiamo avanti, vi spiego una piccola cosina. Allora, queste qui sono le RAM incriminate, ovvero la U9, ma poi vi ho segnato anche la U10 perché vi ho detto che ho fatto una prova di test precedente, ovviamente. Allora, voglio farvi vedere un piccolo trucchettino noto a chi è esperto del settore, che si chiama piggyback. Piggyback non è che cosa è, in cosa consiste? Nel identificare il chip che può essere quello difettoso e tramite un chip funzionante applicarlo sopra, seguendo tutte le posizioni dei dentini qui, dei piedini. Allora, cosa succede qua? Però è importante che voi non dovete lavorare a casaccio, perché piggyback, per quanto se ne possa parlare bene, può anche dare problemi. Quindi occhio a chi vi dice: guardate, provate con i chip, sovrapponendo chip. È sbagliato, perché fare le cose a casaccio può danneggiare sia un chip buono, quindi che è a posto sulla scheda, e poi devono essere tutti corrispondenti delle stesse sigle. Allora, i chip hanno un verso, questo, vedete questo dentino, questo deve essere sempre nel solito verso, e tutti i chip hanno il solito dentino mancante qui nel solito verso. Noi prendiamo una RAM, se l'avete. Io ho queste RAM provenienti da una scheda che non era funzionante, e seguendo, vedete, tutte i pin con i pin quelli sottostanti, andiamo ad appoggiare e premere così, in questo modo. Vedete? Abbiamo appoggiato un chip funzionante sul chip difettoso. Vediamo come reagisce la scheda. Abbiamo riattaccato tutto, collegamenti a posto. Facciamo la prova per vedere cosa succede. Avete visto, è cambiato, ora è U10? Ora mi dà l'U10 difettoso? E allora facciamo la stessa operazione come vi ho mostrato, apponendo sul chip U10 una RAM funzionante. Eccoci qua, abbiamo a posto gli altri due e l'altro chip sulla posizione U10. Quindi noi abbiamo sovrapposti l'U9 e l'U10, nonché quelli che mi dava come difettosi nella diagnostic cartridge. Quindi non ci resta a questo punto che fare la prova e verificare cosa ci dice la nostra diagnostic cartridge. Vediamo un po'. Eccolo qua, ok, tutto ok. Non ci sono più problemi, almeno per quanto riguarda la RAM, è tutto a posto. E abbiamo risolto il problema, perlomeno abbiamo trovato dov'è il problema. Ma facciamo una prova, una riprova. Spengiamo tutto, scolleghiamo il cavo di alimentazione, scolleghiamo la cartuccia e a questo punto ricolleghiamo il tutto così. Vediamo un po'. 38.911 basic bytes free. Facciamo la riprova sfilando i chip, tutto in diretta, eh? Ah, aspettate, staccare sempre l'alimentazione, rimuoviamo i chip. Ok, colleghiamo tutto.
e andiamo a vedere cosa ci dice. Vedete? Di nuovo 1284 Basic Free. E quindi abbiamo trovato dov'è il problema. Sono questi due chip che vanno sostituiti. Evviva, evviva, evviva! Allora ragazzi, vi è piaciuto questo video? Stasera abbiamo imparato due cose, oggi insieme. Abbiamo imparato a conoscere più da vicino la diagnostic cartridge e abbiamo imparato la tecnica del piggyback, cosa molto ganza, utile, però che va fatta, ripeto, sempre con molta attenzione, perché potete danneggiare sia il chip che andate a sovrapporre a quello difettoso che danneggiarne uno buono che magari voi pensate che non sia buono, perché basta solamente che i pin non siano allineati quando li andate a sovrapporre che fate casino. Quindi non mi assumo nessuna responsabilità se voi fate danni sui vostri computerini tanto amati. Se volete fare questo tipo di esperimento, fatelo sempre a macchina scollegata, e se lo dovete fare e non siete sicuri, non lo fate. Ma almeno prima cercate qualcuno che sia più bravo, magari abbia più manualità e vi possa dare una mano, o chiedete. Bene, insomma, con l'occasione io vi ringrazio dei like che mettete, delle iscrizioni che continuate a fare sul mio canale, e voglio ricordarvi una piccola cosa, che esiste, è nato da poco un gruppo, un nuovo gruppo Commodore che si chiama Pianeta Commodore, fondato da me e dal buon Giuseppe, che è un mio carissimo amico, è stato il mio guru Giuseppe, e quindi siamo tutti e due lì buoni, bravi, questo lo dovete dire voi, niente presunzione, ma siamo lì buoni, questo sì, per poter parlare di queste cose. E le iscrizioni si stanno sovrapponendo, arrivano tante iscrizioni, il gruppo è chiuso, però io vi consiglio di iscrivervi, se vi va venite immediatamente, se vi garba le cosine che vi parlo nei miei video, mi volete vedere più spesso, iscrivetevi al canale Facebook, al gruppo Facebook Pianeta Commodore, ripeto, Pianeta Commodore, iscrivetevi, diffondete, spargete la voce. Ci sono tanti gruppi Facebook dedicati al retrocomputer, ma a retrocomputing, a retrogaming e tutto. Ce ne sono di ottimi, di validi, ma Pianeta Commodore è una buona alternativa. Perlomeno lì siamo tutti bravi, tranquilli e cerchiamo di non litigare fra noi. Ragazzi, grazie di nuovo. Se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace, mettete commenti sotto e vi sarò lieto di rispondervi. Mettete quello che vi pare, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi a Pianeta Commodore, guardatevi la sigla finale che ci vedete passare le mie faccine di me e di Giuseppe, e ciao ragazzi, vi voglio bene, buonanotte, buongiorno e buon pomeriggio. Ciao!